Allora amici, zoom su Facebook, ma anche su Google, YouTube, Twitter. Oggi però abbiamo scelto Facebook come personaggio o persona che frequenta i social. Lei, Ruggero Pegna, frequenta i social? Beh, li frequento anche per motivi professionali soprattutto, sì, li frequento. Come tutti, lo ammetto, li frequento. Posta? Non solo su Facebook, Twitter, e poi Instagram e anche Google. Però noi ci occupiamo di Facebook. Siamo andati a ricercare un po', abbiamo cliccato Ruggero Pegna. Ci sono, dunque, c'è Ruggero Pegna, c'è la foto, la stavo guardando in questo momento, c'è la foto con Magali, poi c'è la foto con la sua bimba, la sua, come si chiama? Elisa, Elisuccia. Elisa, e poi c'è un'altra pagina, Ruggero Pegna Musica e Cultura, insomma è un gruppo pubblico. Quale scegliamo? A dire la verità, poi su Ruggero Pegna lì o mi ha tolto dagli amici o non mi sono aggiunto io nel secondo. Vabbè, comunque. Allora, scegliamo. In automatico elimina i non graditi, è proprio Facebook. Ah, c'è questo softwareino. È una funzione del social. Ma lo dà Facebook o se l'è fatto creare lei questa cosa qui? Perdonami? Il fatto di eliminare i non graditi è una funzione di Facebook o se l'ha fatto creare lei questo software? Della mia pagina. Ah, proprio. Vabbè, allora vado su Ruggero Pegna. Scegli tu. Dove lei dice che è direttore tecnico artistico amministratore. Mi perdoni, io le do del lei, anche se ci conosciamo da te. Ma Berlusconi ha detto che televisivamente bisogna darsi del lei, perché è elegante, perché è giusto così. E io... Perfetto, e poi a quelli che vengono eliminati dalla pagina lei è d'obbligo. Benissimo, direttore tecnico artistico amministratore presso Shownet SRL, un po' è tutto lei, fa tutto lei. Beh, questi sono i campi che si compilano nel momento in cui tu, lo sai meglio di me, perché tra l'altro è anche tu la pagina, sì, al momento in cui ci si iscrive, per cui io oggi sono... socio amministratore, legale rappresentante, direttore tecnico artistico della Shownet, che è pratica. E qualche volta andate anche a montare qualche palco. Magari, è la mia società, sì. Sei capitato. È ingegnere, è laureato in? Allora, io ho 28 esami di ingegneria e tesi finita, quindi il cambio di rotta è accaduto all'improvviso proprio dopo l'ultimo esame. E da allora mi sono dedicato esclusivamente, per quanto riguarda gli aspetti professionali, alla produzione, organizzazione di azione di grandi eventi, e poi continuo da sempre a portare avanti i lobby della scrittura. Vabbè, quindi ormai ci siamo, è quasi ingegnere, va, l'ultima, c'è la tesi e quindi ci siamo. Andiamo a vedere il posto invece, quello che ha pubblicato, per esempio, l'ultimo... con l'immagine di copertina Aspettando Notre Dame de Paris. Questo è uno spettacolo che le ha dato tanto successo, no? E tanto io so che c'è stata tanta gente. Adesso dove sarà? È un'altra tappa, il 25-26 novembre, che è l'unica tappa in Calabria. Sì, come sta andando Notre Dame de Paris? Beh, come vedi, visto che tu comunque punti l'attenzione oltre che sui contenuti, sulle ragioni dell'uso dei social, come vedi è immediato comprendere l'uso che ne faccia io. Cioè, in realtà, attraverso la quantità di amici, sono diverse migliaia, e per questa ragione ho più pagine, arrivo direttamente sul computer di coloro che mi seguono e riesco quindi a promuovere, a dare informazioni. Fondamentalmente, essendo grandi eventi, spero che non sia un modo anche fastidioso di arrivare col tag, come si dice, a casa di tanta gente, anche perché sì, poi quando si danno notizie di questo tipo, probabilmente anche chi le riceve gradisce poterle ricevere. E quindi, tornando alla tua domanda iniziale, sta andando molto bene Notre Dame de Paris, questo grande ritorno dopo 14 anni dalla prima a Catanzaro, 12 anni da Reggio Calabria, col cast originale, e ci sono poi diversi spettacoli, la mattina per le scuole, la sera alle ore 21 per tutti, abbiamo tantissimi studenti, tantissimi istituti che si stanno prenotando, la mattina l'ho già sperimentato con I Promessi Sposi e con Romeo e Giulietta, A me cambia il mondo, sono veramente in migliaia i giovani che arrivano da tutta la Calabria. Funziona anche con gli studenti, no?
C'è un entusiasmo eccezionale negli spettacoli del mattino, perché si crea davvero un clima di grande festa, c'è poco da fare. I ragazzi, quando sono in migliaia tutti insieme, sono uno spettacolo nello spettacolo, una cornice probabilmente la più bella, senza nulla togliere al pubblico più adulto. Senti, io però non riesco, Berlusconi ha ragione, nel senso che ci vuole lei, però io passo al tu, va bene? Sì, per me passiamo al tu, visto che mi stai dando del tu e non riesci a darmi del lei, vabbè, passiamo al tu. Facebook ha una funzione particolare, nel senso che alcune volte visualizza dei ricordi, qui ne pubblica uno, ed è di 2 anni fa, sono passati 14 anni da quando fui ricoverato improvvisamente per leucemia acuta, ore 10:22 del 4 ottobre 2002, mancavano poco più di 24 ore al mio matrimonio, ero a tratti rilassato e a tratti e in altri leggermente teso, leggevo i messaggi di auguri che arrivavano in tutti i modi mentre predisponevo i posti ai tavoli del ristorante per gli amici tra computer e telefono, ero anch'io scettico, il mio matrimonio, tratto da Miracolo d'amore. E riguardando questo post, qual è il tuo pensiero, Ruggero, ripensando al 2002? Innanzitutto è un momento personale, un momento della mia vita che definirei speciale, perché è legato al matrimonio e anche ad un matrimonio che poi, per le ragioni che sono spiegate anche nel post e che molti conoscono, si è svolto in un modo inatteso, insolito, in quanto appunto a 24 ore dalla cerimonia, dalla festa, mi fu diagnosticata una leucemia acuta. E questa storia, che è stata raccontata anche in tanti programmi televisivi, è raccolta in un libro, quindi questo post mi dà anche l'opportunità per ricordare questa pubblicazione, che è Miracolo d'amore, una delle mie pubblicazioni arrivata nelle librerie per Rubbettino Editore. Che conosciamo benissimo. La strage dei migranti raccontata nel Cacciatore di Meduse. Tu hai postato questa foto, è un pezzo di 8.30.it, attualissimo, no? Anche se è del 2013 la strage. Perché hai pubblicato questo posto? Ma questo post è legato all'ultimo romanzo che ho scritto, Il Cacciatore di Meduse, Falco Editore. E le ragioni che mi hanno spinto a iniziare questa avventura, ad andare insieme a questo piccolo protagonista del mio romanzo in giro per il deserto, poi ad attraversare il Mediterraneo, sono sotto gli occhi di tutti. Probabilmente quando io ho iniziato a scrivere questo romanzo, forse ho subito prima di altri l'impressione che consegnava al mio animo ogni immagine che arrivava dagli sbarchi oppure da quello che accadeva durante la traversata, quindi imbarcazioni che si sono inabissate, questi visi di questi uomini, tutti spesso di colore, numeri anche per la cronaca, morte 300 persone, c'è stato un affondamento, 200 migranti sono morti, è stato poi un bare, certo. E queste immagini mi hanno colpito e mi hanno portato a immedesimarmi in uno di loro, in un piccolo migrante somalo, quindi questo Cacciatore di Meduse è arrivato nelle librerie, tra l'altro subito dopo la strage del 3 ottobre, per cui in questo post viene ricordato anche questo giorno, che ormai è diventato il giorno della memoria, il giorno dei migranti, ma è anche la notizia della strage del 3 ottobre è anche un po' parte del mio romanzo, perché è nelle pagine conclusive, quindi un romanzo molto attuale che è tra fiaba e realtà, perché ovviamente c'è la parte creativa, quindi la parte romanzata, però è contestualizzato in questo momento storico, periodo, certo, cioè in particolare con queste storie che fanno da sottofondo. In questo momento, una botta di vita a Reggio Calabria il 3 aprile, J-Ax e Fedez. Sì, come vedi, per dare anche
un'ulteriore spiegazione a come è impaginato, perché io voglio parlare di impaginazione nel caso sì. delle mie pagine social. C'è una strutturazione, i post non sono casuali, come vedi non trovi esternazioni del momento. No, purtroppo no. Nel senso purtroppo. Che volevo commentare con te qualcosa di intimo, di intenso, non so, particolare. Ma tutte queste cose sono anche intime, c'è una parte di me nel Cacciatore di Meduse, il Miracolo d'Amore. È vero. Le esternazioni vere e proprie, quelle che molti lasciano andare sul social, quelle a volte le inserisco ma in post di altri, quando devo commentare un post sulla Juventus, che è la mia squadra del oppure cuore. Oppure ti inserisci su quello degli interisti, come hai detto, no? Certo. Oppure un fatto politico, un fatto di società, di quotidianità. In generale invece l'impaginazione delle mie pagine segue il criterio di alternare la promozione agli aspetti tra virgolette letterari all'attività di organizzazione e quindi di pubblicità vera e propria. Comunque il 3 aprile avremo occasione di parlare. Non è soltanto pubblicità, spesso è anche un modo per dare informazioni, in quanto attraverso altri canali, quali possono essere le mail, il telefono, noi riceviamo spesso richieste di notizie particolari legate agli eventi, per cui attraverso il social poi rispondiamo anche alla domanda di molti e forniamo dei dati che poi sono consultabili in qualsiasi momento, attraverso poi altre pagine che si aggiungono a queste che tu hai elencato, che sono le pagine degli specifici eventi, oppure la pagina di Fatti di Musica, ovvero dell'intero progetto contenitore dei miei eventi, o addirittura la pagina della società, della Shonet. Qui ti sei dedicato in modo particolare, non parli di musica, parliamo di Rezzi, in particolare del Ponte sullo Stretto. Continuiamo a leggere, lunghissimo, non riuscirei a leggerlo in trasmissione. Beh, questo vedi Paolo. Dimmi. Questo in fondo sono delle esternazioni, però redatte attraverso l'altra formula che io utilizzo per scrivere, che è quello della satira. Cioè, nella scrittura ho pubblicato libri di poesia, io amo la poesia, ho pubblicato romanzi, ho pubblicato anche, come ricorderai, La pecora pazza, un anno da Arcore a Locri, che è un volume di satira ispirato ai Graffi, che è una rubrica che ho curato per diverse testate regionali, e in riferimento a questo stile, quindi alla satira pura, l'altro giorno il Quotidiano della Calabria, il Quotidiano del Sud, oggi si chiama, ha pubblicato questo mio pezzo, a pagina 6, che è il titolo in pratica già ti dice cosa c'è dentro. Che vuol dire arriva il Boris Arancino nel 2132? Nel 2132 Renzi IV, quindi un erede di Matteo Silvio Renzi IV, sì. Inaugura finalmente il ponte sullo stretto e tranquillizza l'associazione Arancini della Caronte, che pur non essendoci più... Sono buoni però gli Arancini della Caronte. Proprio, non essendoci più l'Arancino sostituito quindi dal ponte, senza più il traghetto, e non avendo più gli italiani bisogno del bonus degli 80 euro, lui istituisce il bonus arancino. Ho capito, vabbè. Quanti arancini hai mangiato sul ponte sulla Caronte magari? Tante, no? Ma guarda, no, non tanti, perché poi io sono, quando mi capita di attraversare, sarà pure l'abitudine. Lo fai a nuoto. Capita spesso addirittura resto in macchina. non esci fuori. Ma io sono favorevole al ponte, quindi... C'è la domanda che ti... Bravo, vedi, mi dice... Sì al ponte, Ruggero Bene dice... Ma io sono sì al ponte, sì alle Olimpiadi, io sono sì a tutto quello che produce movimentazione di idee, di lavoro, e che può creare opportunità di tutti i tipi. Io penso che quando fanno i conti dopo l'Expo, dopo le Olimpiadi mondiali, i conti da bar, dico io, con la somma dei biglietti venduti, i diritti televisivi, i conti veri di eventi di questo tipo probabilmente non si possono fare neanche dopo secoli. Ancora oggi Roma incassa dal fatto che oltre 2000 anni fa facevano eventi in una struttura che si chiama Colosseo. In fondo era una struttura nata per un evento che era
poco sportivo nel senso stretto, visto che sbranavano anche delle persone e c'era gente che veniva sacrificata per motivo ludico, però la battuta e la provocazione e penso che l'hai colta certamente, quella struttura porta oggi più soldi a Roma di quanto portano tante altre strutture costruite dopo in altre capitali del mondo. Quindi come facciamo i conti di quello che può della ricaduta che negli anni può arrivare su una città, sul territorio, sulla regione e sullo stesso paese che ospita eventi del genere? La vedi proprio da impresario, no? Da impresario. No, la vedo innanzitutto da sognatore e da persona che ama le emozioni. Penso che la ricchezza sia soprattutto per un uomo quella delle emozioni, dello spirito, e quindi tutto ciò che porta emozioni ha un valore triplo, se non superiore, rispetto alla banconota. Questo è il mio modo di concepire la vita, per cui un evento di questa natura porta automaticamente a vivere momenti storici, soprattutto per i cittadini dei luoghi che popolano la città ospitante e la nazione ospitante. Quindi dal mio punto di vista, e direi come si dice per i quadri importantissimi, è inestimabile il valore di un grande evento. E in due secondi, sì o no alla riforma costituzionale? Visto che hai detto tutto. Ma io sono sì anche per quello. Io sono sì in generale per molto, a meno che il sì non intacchi quelli che sono... E voglio fare una battuta che però, oltre alla battuta, ha un suo contenuto. Per tutto ciò che non leda i vecchi, ormai quasi dimenticati, 10 comandamenti. Senti, andiamo un attimo su Google. Cambio l'impostazione anche della tua videata dove sei ospite. Lì ho scritto, come vedi, diritto all'oblio. Se io clicco, ogni tanto l'avrei fatto anche tu, no? Clicco Ruggero Pegna sul motore di ricerca, come sto facendo in questo momento, esce il tuo sito ruggeropegna.it, sei ancora in Asso Musica? Beh certo, sono stato fondatore, sono stato 3 volte dirigente nazionale, attualmente ho un ruolo diverso perché sono nella consulta ministeriale per i problemi dello spettacolo in rappresentanza della musica a livello nazionale. Ottimo. Però ovviamente Asso Musica rimane la grande famiglia con la quale cerchiamo di portare avanti i temi per la soluzione di problematiche relative alla nostra attività e a migliorare le condizioni professionali di tutti. Importante. Diritto all'oblio, cioè molte volte può comparire qualcosa che non è gradito e quindi dovrebbe andare via. Io qui l'unica cosa che ho visto... Ma ciò vedi Paolo... C'è la pagina Facebook, l'unica cosa che ho visto che potrebbe non essere gradita, qui si parla dello sfogo che hai avuto contro i Vigili del Fuoco e poi anche c'è la risposta dei Vigili del Fuoco. Cos'è accaduto allora? Quando è stato? A maggio. Paolo, sì. Il diritto all'oblio, recentemente c'è stato il caso di quella ragazza che ha sollevato questo tipo di, un caso gravissimo, di problematica. Certo. Purtroppo va detta una cosa, oggi non si può essere ingenui, il mondo della comunicazione, della tecnologia applicata alla comunicazione ha fatto dei passi enormi rispetto alla capacità dei paesi di regolare tutte queste attività in modo che ci possa essere il totale rispetto della privacy dei cittadini, degli utenti. Quindi oggi, diciamo, per dirla in modo corrente, la situazione è sfuggita di mano. Per cui l'unico che può riprendere in mano le sorti della propria immagine e quindi dei contenuti legati alla propria persona è proprio il soggetto che utilizza questi strumenti. Ho capito, ma qui in questo caso magari... Adesso tu hai fatto pace. Hai fatto pace con i Vigili del Fuoco, nel senso che adesso non c'è più nessuna difficoltà con i Vigili del Fuoco, però lì ancora compare la notizia e tutti ti possono chiedere. Vergognoso abuso di potere, tu avevi detto. Sì, ma a me fa piacere che tutti i dibattiti che io ho aperto relativi agli aspetti professionali o in generale agli argomenti sui quali ho ritenuto di intervenire, a me fa piacere che siano presenti, perché evidentemente la mia azione di renderli pubblici è stata motivata volontariamente, quindi non è casuale che si trovino miei interventi e siccome ho scritto sempre le cose e ho pensato consapevolmente ciò che poi è diventato anche pubblico,
ne sono assolutamente convinto e posso in qualsiasi momento discutere questi argomenti e ribadire, a volte può capitare nella vita, attenzione, di poter fare qualche passo indietro se ci si convince del contrario di un'idea espressa qualche anno prima, ma l'importante è che ci si limiti sempre nel campo della civiltà. Certo, intanto non mi hai voluto dire cosa è successo con i Vigili del Fuoco. Sì, te lo dico subito, hanno a pochi minuti dallo svolgimento dello spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo a Reggio Calabria, hanno tentato di modificare l'organizzazione della platea, quindi i posti a sedere, tra l'altro già acquistati da spettatori. Noi, quando organizziamo un evento di questo tipo, produciamo a questi organismi delle planimetrie, abbiamo dei tecnici specializzati che inviano con largo anticipo quelle che sono le sistemazioni, per cui io ritenevo e ritengo, quindi su questo argomento non ho cambiato parere, che a volte nell'ambito di alcuni soggetti, tra virgolette, istituzionali, che per normativa vengono a interagire con chi organizza spettacoli, ci sono delle prese di posizione che sono sbagliate, per cui è corretto professionalmente far notare che anche tra i Vigili del Fuoco o chiunque possa dire la sua nell'ambito dell'organizzazione di un evento, ci possono essere degli abbagli e degli errori. Vabbè, comunque tutto risolto, avete chiarito, amici come prima. Beh sì, poi ho parlato col comandante dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e ovviamente la posizione è stata chiarita, quindi non togliamo niente dalla prima pagina di Google, dal motore di ricerca, non vorresti togliere nulla, va tutto bene così. Allora sì, vediamo se vuoi togliere qualcosa dalle immagini che vengono pubblicate. Anzi, io credo che forse ce ne sarebbe qualcuna da esaltare più che da togliere, perché qui sono tutte immagini tue in primo piano, al di là poi della bellezza esteriore, nel senso che uno può gradire o no. Beh, cosa hai da dire su... nulla, nel senso che uno può gradire o no. Però io, per esempio, questa qui l'ho notata subito, è quella con Pino Daniele, no? Un grande personaggio. Questo è un ricordo splendido, perché ho sempre amato Pino Daniele e il suo primo concerto l'ho organizzato addirittura l'89 alla Lamezia Terme e poi negli anni l'ho organizzato più volte. Questa è la foto scattata il 15 agosto di due anni fa ormai, a Diamante, al concerto, l'ultimo concerto di Pino Daniele a Diamante. Un gran personaggio. Qui non vuoi togliere nulla da queste foto, magari qualcuna che è venuta male, questa non è che sia delle migliori, per esempio, non lo so. Ma sai, ci sta, non è anche che si può essere sempre bellissimi. Ci sta anche questa, vediamo se ne troviamo qualcuna in particolare. Ah beh, qui ce n'è una in un'intervista in Zoom, vedo. Ci sono anch'io nel Palmares, sì. E poi, come vedete, con Magalli in Rai, e poi con Scopelliti e Vandaferro. Ma politicamente ti sei mai schierato, Ruggero? Ma io ritengo che un cittadino, se lo ritiene, possa dare la sua disponibilità a contribuire a dei progetti al di là degli schieramenti. L'ho fatto nel lontano 91, quando militavo tra i giovani della Democrazia Cristiana comunali di Lamezia Terme. L'ho fatto poi il 93, in dissenso, anche se vogliamo, con i giovani con i quali mi ero schierato prima, appoggiando una lista civica sempre a Lamezia. Quindi poi più tardi, e questa è la foto si riferisce alla mia candidatura nella lista civica per Scopelliti, ecco. Perché sinceramente ritenevo che nell'ambito delle attività di cui io mi occupo personalmente, in particolare promozione, grande spettacolo, eventi, Scopelliti su Reggio Calabria abbia lavorato bene, e questo penso sia inconfutabile. Io con lui in particolare ho realizzato un evento che penso sia storico, il concerto di Elton John in omaggio a Gianni Versace, che è stato trasmesso dalle televisioni di tutto il mondo e che ancora
tu che stai usando il social, ancora, ora ne citiamo un altro, sì. Si trova su YouTube, se si digita su YouTube Elton John a Reggio Calabria, escono le immagini di quel concerto inserite dallo stesso Elton John nella sua Elton John Collection ufficiale, quindi sono un documento storico per la musica e chi ama questa pop star di tutto il mondo. Guarda, sono andato su YouTube, ho cliccato Elton John, vediamo se... Dovrebbe uscirti Elton John Reggio Calabria, è importante che tu scriva. Ah, ecco, Elton John... In modo tale, perché puoi immaginare ci sono... Sì, intuiamo. Altrimenti perdona, diventa più lunga la ragione, ricerca. Hai ragione. Dovrebbero apparirti delle immagini. Eccola qui, Elton John Live in Italy, Reggio Calabria, perfetto, 2003, perfetto. Dedicato a questo. Qui l'ha postato lui? Sì, sì. Ah, ce n'è anche un altro, poi perché 2004? Ne ha inseriti diversi, perché sono vari brani, lui li ha estrapolati dalla trasmissione televisiva e li ha inseriti nella sua collezione ufficiale, ma ti posso dire che davvero anche televisioni asiatiche hanno mandato in onda questo concerto, una, ora non ricordo bene il paese, con Reggio Calabria con una sola G, per dirti, però sì. Quando gli eventi riescono a penetrare a platee internazionali diventano uno strumento di promozione incredibile. Ecco, e questo è stato una delle ragioni per cui poi ho pensato di supportare il progetto di quella candidatura. Senti, qualche altra, vabbè, qui c'è Monica, la tua compagna, tua moglie, qui è anche su Rai 1. Di solito non compare mai, invece lì in Rai sei riuscito a portarla. Qui mi pare che era... che trasmissione era, te lo ricordi? Questa era Festa Italiana, quando presentarono Miracolo d'Amore, libro di Rubettino. E mi pare che era doveroso. Che è stato presentato da tutte le principali trasmissioni italiane, dal Costanzo a tutte le altre. Doverosa la sua presenza. Vabbè, io non vedo. Vabbè, qui c'è una notizia di cronaca, ne avevamo parlato. Ah, io ho visto James Taylor sopra. Dov'è? Uno dei miei artisti preferiti, ecco lì quando lo premio con Riccio d'Argento. È lui? Eccolo qua. Secondo me James Taylor è uno dei tre più grandi cantautori di sempre al mondo. E io che ho una rassegna che si chiama Fatti di Musica, l'ho ideata 30 anni fa, che presenta e premia i migliori live d'autore italiani, ogni tanto si fregia di eventi internazionali e questo James Taylor è sicuramente tra i più eclatanti di questi anni. Vabbè, forse toglieremo questa qui? Che dici? Questa di cronaca? Scusami, perché questa... Se uno... Cosa dice? Sputa sul piatto dove ha mangiato, la facomatata attacca il promoter Ruggero Penne di qualche tempo fa. No, questa è stata una presunta addetta alla cultura del comune di Reggio Calabria. Dico presunta perché di cultura personalmente penso non capisse nulla. Fatto sta che poi in una mia replica l'ho, come si suol dire, spenta e da quel momento penso che abbia perso anche il ruolo di delegata alla cultura. Senti, ma e la lasciamo? Se tu la sì, potessi sì, togliere? Sì, lasciamo tutto. Lasciamo tutto. Non si toglie nulla. Non si toglie nulla. Vabbè, qui con Gino Paoli, veramente ci sono delle foto... Vedi, negli anni Paolo, mi è stato detto di aver polemizzato anche... Sì. Anche spesso, io in realtà non ritengo che siano mai state polemiche, sia stata la necessità di difendere la mia attività, il mio lavoro e questa concezione del grande evento da avventurieri della politica, sì. Da persone che spesso per i ruoli che hanno occupato, per le poltrone su cui si sono sedute, hanno interferito, penso che sia il verbo esatto, con quello che è il lavoro di chi crede in qualcosa e lo vuole portare avanti. Ebbene, io sono stato tra quelli che quando questa interferenza è stata immotivata, ingiustificata, dannosa, si è trasformato in ostacolo lesivo degli interessi miei e della mia attività, ovviamente l'ho evidenziato e penso di averle fatto sempre, tra l'altro, in modo civile e motivato, quindi non mi sono trovato in difficoltà nel dover sostenere le mie cause da solo. Certo. Grazie Ruggero, poi magari andiamo a vedere Twitter, Instagram qualche altra volta, se mi metti qualche foto interessante su Instagram nel prossimo periodo, così ne possiamo parlare. Sì, ma sono attive anche
sono attivi anche questi due canali, quindi... Benissimo, benissimo. No, no, con la scusa poi possiamo parlare anche di altro, come vedi, con la scusa del social. Molto carino, io mi complimento con te perché tu sei una persona sicuramente originale nel suo modo di fare TV. Sei riuscito anni e anni fa a precedere addirittura Striscia la Notizia col tuo video soccorso, certo. È stato sempre, oltre che professionale, dal punto di vista creativo originale. Penso che anche questo programma, per come l'ho visto, non l'avevo seguito, quindi mi ritrovo in studio ad averlo vissuto insieme a te, penso che sia un tocco che ti appartiene. Nulla di particolare, è un modo diverso di porre le domande, perché tanto poi le argomentazioni sono quelle che riguardano il personaggio. Grazie Ruggero, ti abbraccio. Grazie a te. Grazie. Allora, prima di chiudere, invito i nostri amici telespettatori a segnalarci, per quanto riguarda Facebook, ma anche su YouTube, sugli altri social, una pagina, un gruppo, un personaggio da evidenziare tramite la televisione, perché ha pubblicato dei post interessanti, delle foto, delle argomentazioni interessanti. Scriveteci, mandateci messaggi su WhatsApp, SMS, segnalateceli pure e poi noi li chiameremo, gli farò una telefonata, li inviterò in trasmissione. Così una molto simpatica ne è arrivata, abbiamo risposto a tutti, ce n'è arrivata su WhatsApp, però con l'audio, è stata molto, molto simpatica, ve la voglio far sentire. Vai Marco. Pronto, salve, piacere. Sto cercando un'informazione gentilmente, non so se me la potete dare, perché praticamente ho trovato il vostro numero su Calabria TV, che lo sto guardando adesso, e c'è scritto contattare su WhatsApp o SMS. E insomma, sarò concreta in quello che vi voglio dire. Sì. Io starei cercando, non so se è possibile, se è un'informazione che potete darmi, il numero di Mi Sposo TV per contattare direttamente la redazione, insomma. Eccola, eccola. Sì. Per contattare direttamente la redazione di Mi Sposo TV, se c'è un numero, un contatto magari, perché io desidererei avere informazioni, perché mi hanno parlato di questo programma, ma non so a che orario va in onda, non so niente, perché vorrei essere un po' aggiornata, se mi potete aiutare. E grazie, buona giornata. Grazie, grazie. L'hai tagliata così di brutto. È stata molto cordiale, molto gentile. Mi è piaciuta questa telefonata. Intanto il numero del centralino, del gruppo ADN, perché Mi Sposo TV fa parte del circuito, dei canali del gruppo ADN, a cui fa parte anche Calabria TV e Telespazio. E poi Mi Sposo TV, questo è il numero del centralino, te lo ricordo. E poi c'è anche il sito, possiamo andarci, che è questo, misposotv.it. Lì ci sono tutte le referenze, tutti i parrucchieri, sì, lo so, ho i contatti, mi dice, vabbè, hai i contatti, io volevo dire tutti i parrucchieri, tutti gli abiti da sposa e poi chiaramente anche i contatti per, non so, ci sono pure le spose, volendo, e potete scrivere, contattateci e via dicendo. Oppure la prossima volta daremo direttamente il numero di Marco Renzi, il suo cellulare, visto che lui è comunque uno dei personaggi di punta di Mi Sposo TV. Mandateci messaggi, audio, video, scritti, quello che volete, vogliamo personaggi da Facebook. Grazie, buon proseguimento con le nostre trasmissioni.